Grazie Presidente, io ringrazio la consigliera Celi per questa mozione che già prima insomma, della sua assenza per maternità e che nel frattempo che lei aveva presentato questa mozione mi sono attivata subito per appunto far sì che la richiesta fosse soddisfatta diciamo, in tempi brevi. Proprio ieri ho avuto un ulteriore colloquio con l'ingegnere che si occupa appunto dei servizi in AMA e quindi proprio in un'ottica di trasparenza stiamo lavorando e ti dirò di più che stiamo lavorando per far sì che le informazioni vengano suddivise per tipologia di servizio offerto da AMA, quindi per raccolta stradale, raccolta porta a porta, centri di raccolta, spazzamento, mercati e così via. Ora, per ciascuna tipologia di servizio ci sono delle informazioni al seguito ed è logico che ad esempio sulla raccolta porta a porta c'è il calendario già online di quando passa e così via, mentre invece per quanto riguarda lo spazzamento c'è praticamente dove viene effettuato, però non si sa appunto quando e quindi diciamo questo è quello su cui stiamo lavorando per far sì che venga incrementata l'informazione e soprattutto che venga messo a disposizione del cittadino in una maniera user friendly, perché io ho notato proprio ieri guardando il sito di AMA che le informazioni a volte sono presenti ma sono molto complicate da accedere, quindi stiamo lavorando sia per rendere più semplice l'accesso alle informazioni e sia per incrementare quelle che non ci sono e quindi tipo lo spazzamento che penso che è una priorità, anche perché per noi la trasparenza su queste informazioni è fondamentale perché permettiamo al cittadino di andare lui stesso a monitorare se il servizio è stato espletato oppure no. Molto spesso sono loro i nostri, diciamo, alleati che ci possono aiutare a capire se il servizio è efficiente sul territorio. Quindi noi ci astiniamo perché stiamo andando oltre la mozione della consigliera Celi, cioè nel senso che vogliamo andare veramente oltre, cioè per noi la trasparenza è un punto fondamentale anche per le partecipate. Quindi stiamo lavorando su questo. Grazie.